E ciao a tutti ragazzi, qua abbiamo Figilite che vi parla e da come avrete letto dal titolo oggi siamo tornati in questo nuovissimo video tutorial in cui appunto vi andrò a mostrare come poter velocizzare al massimo il vostro computer e di conseguenza come poter aumentare gli FPS all'interno di qualsiasi gioco del vostro PC. Lo so ragazzi, era da un bel po' che non vi portavo un video di questa serie, sapevo che mi mancavano e oggi appunto vi mostro questo tutorial che bensì vi velocizzerà tantissimo il vostro computer e inoltre vi aumenterà anche gli FPS all'interno di tutti quanti i vostri giochi. All'interno di questo video ragazzi vedremo dei programmini che non avete mai visto in nessun altro video all'interno di YouTube Italia, quindi mi raccomando guardate il video dall'inizio alla fine senza nemmeno perdervi un secondo, perché solamente guardando il video completo potrete ottimizzare al meglio il vostro PC. Mi raccomando ragazzi, se il video vi potesse interessare e piacere mi raccomando lasciate un bel pollice in su, soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi nessun nuovo video, perché porto tutte le settimane 2 video a settimana, quindi ragazzi veramente porto sempre un sacco di video molto ma molto interessanti, tra cui anche tutorial, gameplay. Quindi mi raccomando, se ancora non lo siete iscrivetevi al canale e soprattutto se siete già iscritti condividete il video con tutti quanti i vostri amici per farli iscrivere al canale in maniera da crescere sempre sempre più velocemente grazie a voi. Detto questo ragazzi, non aggiungerei nient'altro e andiamo subito sul mio desktop per appunto vedere come poter ottimizzare il vostro computer al meglio. Ragazzi, eccoci qua sul mio desktop e il primo passaggio che dovremo andare a fare sarà ottimizzare le varie impostazioni di Windows. Andiamo quindi a recarci subito all'interno delle impostazioni, andiamo quindi a cliccare qua su Start, clicchiamo poi qua sull'icona dell'ingranaggio e dobbiamo poi recarci su Sistema, andare poi su Assistente Notifiche e dobbiamo mettere disattivato all'interno dell'assistente notifiche. Dopodiché ragazzi recchiamoci su Archiviazione e qui ragazzi vedete Sensore Memoria, può liberare automaticamente spazio su disco e bla bla bla. In ogni caso noi non ci interessa il sensore memoria perché questo andrà ad occupare potenza del PC e quindi di conseguenza ci ridurrà diciamo le prestazioni del computer, di conseguenza andiamo a disattivare anche questo. Dopodiché torniamo tranquillamente indietro e andiamo all'interno della sezione giochi. Qui dovremo andare dove c'è scritto barra dei giochi, dovremo andare a disabilitare questa spunta, dovremo andare a disattivare la game bar, dobbiamo poi andare all'interno della modalità di gioco, della sezione modalità di gioco e assicuriamoci di aver attivato la spunta sulla modalità di gioco. Nel caso non l'abbiate attivata, attivatela subitissimo, non serve soltanto per il gaming ma vi ottimizzerà il computer per avere diciamo le prestazioni massime. Dopodiché ragazzi dobbiamo andare a recarci nella sezione privacy, andiamo quindi a cliccarci sopra, dobbiamo spostarci dove c'è scritto percorso e qui ragazzi dovremo andare a disattivare la spunta consenti alle app di accedere alla tua posizione. Dopodiché ragazzi scrolliamo un po' giù fino a trovare la voce app in background e clicchiamoci qui sopra e qui ragazzi dovremo andare qua dove c'è scritto app in background e dobbiamo mettere su disattivato tutte quante le varie app in maniera tale che nessuna sia diciamo lavorando in background, in maniera tale che abbiamo a nostra disposizione tutte quante le risorse del computer senza che nessuna applicazione le stia consumando, senza che noi ce ne accorgiamo. Una volta fatto questo possiamo tranquillamente chiudere anche le nostre impostazioni ed abbiamo ottimizzato Windows all'interno delle sue impostazioni. Seconda cosa che potremo andare a fare per appunto ottimizzare al meglio il nostro computer e renderlo molto ma molto più veloce e performante sarà andare qua all'interno di Esplora File, andare poi qui dove c'è scritto questo PC e dovremo andare a fare un tasto destro sul nostro disco che vogliamo ottimizzare, clicchiamo poi su proprietà, andiamo poi su pulizia disco, andiamo poi a cliccare su pulizia file di sistema, attendiamo che anche qua completi di calcolare quanti file può pulire. Una volta che l'avrà fatto ragazzi mi raccomando spuntate tutte quante le varie caselle che appunto ci sono qua, clicchiamo poi su ok, clicchiamo poi su eliminazione file ed attendiamo che Windows completi di eliminare tutti quanti i vari file inutili all'interno del nostro PC. Nel mio caso è stato velocissimo ed una volta che avrà completato di eliminare i file si chiuderà da sola quella finestrella con appunto la barra di caricamento. Nel mio caso è stato veramente velocissimo, quindi mi ha eliminato tutti quanti i vari file inutili all'interno del disco e me l'ha ottimizzato per renderlo più veloce. Andiamo quindi a chiudere quella finestra e anche esplora file. Per il prossimo passaggio ragazzi dovremo andare a recarci qua nella barra di ricerca e dovremo digitare msconfig scritto esattamente in questa maniera qua, dovremo andare poi a cliccare sulla voce che ci sarà apparsa system configuration, andiamo quindi a cliccarci sopra, spostiamoci poi nel tab opzioni di avvio, andiamo poi a cliccare su opzioni avanzate, qui dovremo abilitare la spunta numero di processori e dovremo aprire questo menu a tendina e dovremo andare a selezionare la voce di processori maggiore, il numero più grande che abbiamo qui all'interno di questo menu a tendina. Nel mio caso è 12, nel vostro caso potrebbe essere 4, come potrebbe essere 2, dipende dal vostro numero di core che avete all'interno del processore. Nel mio caso il mio numero massimo è 12, di conseguenza metto 12 e clicchiamo ok. Dopodiché ragazzi dobbiamo andare qui dove c'è scritto
timeout e dobbiamo cambiare questo numerino che voi avrete scritto. Nel mio caso c'è scritto 30, dovete cambiarlo con 10. Una volta fatto ciò, ragazzi, richiamoci nella sezione servizi e una volta che sarete qua dovremo cliccare su nascondi tutti quanti i servizi Microsoft e qui ci troveremo davanti una lista di servizi che può essere più o meno lunga in base a quanti servizi avete che si avviano al vostro avvio del computer. Noi quindi dovremo andare ad ottimizzare tutti quanti i vari servizi e come facciamo? Molto semplicemente dovremo togliere la spunta dai servizi che non vogliamo che si avviano quando noi avviamo il computer. Per esempio, ragazzi, io vi consiglio di togliere nel più possibile tranne l'antivirus magari. Nel mio caso io vado a togliere Google Chrome, servizio di Google Update, poi magari scendiamo un po', tolgo TeamViewer, torniamo Rockstar Game Library Services, Steam Client Services, QEmulator Services, insomma ragazzi dovete un po' gestirvela voi in questa sezione. Nel mio caso vi consiglio di togliere più servizi possibili per far sì che il vostro computer si avvia molto ma molto più velocemente. Fatto questo, ragazzi, clicchiamo poi su applica, spostiamoci poi nel tab avvio e clicchiamo qua su apri gestione attività. Una volta che si sarà aperto, ragazzi, ci ritroveremo davanti questa lunga lista di programmi che appunto si avvieranno in automatico quando accendiamo il nostro computer. Cosa dovremo fare, ragazzi? Adesso dovremo andare a disabilitare la maggior parte dei programmi che si avviano all'avvio del nostro PC. Per esempio, ragazzi, Wondershare Studio a me non serve, quindi lo disabilito. Vi consiglio di disabilitarli tutti quanti tranne l'antivirus anche in questo caso. Quindi, per esempio, abilitato ho Steam, io non lo voglio che non voglio che Steam si avvii all'avvio del mio computer, quindi vado a mettere disabilitato. Poi vado qua su Epic Games Launcher, per esempio, non voglio che si avvii anche questo, quindi vado a disabilitarlo. Discord esattamente come quello e uTorrent idem. Una volta che avete disabilitato più programmi possibili, possiamo tranquillamente chiudere gestione attività e possiamo tranquillamente anche chiudere qua MS Config cliccando su ok. Qui, ragazzi, clicchiamo su non riavviare perché dovrete riavviare il computer una volta che avrete finito di guardare questo video. Bene, ragazzi, eccoci qua al momento cruciale di questo video, perché adesso vi mostrerò quei programmini che appunto non avete mai visto su YouTube Italia, perché solamente il sottoscritto li ha trovati per voi e questi programmini vi aiuteranno ad ottimizzare il vostro computer veramente di tanto 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 e ve lo renderanno molto ma molto più veloce e responsivo. Si dice responsivo? Non penso si dica responsivo. Sì, si dice responsivo, figo, bene, ci ho anche azzeccato, yeah. In ogni caso, ragazzi, dovrete recarvi nei link che vi lascio qua sotto nella descrizione del video e dovrete andare a scaricare questi tre programmini che appunto vi metto nei link che trovate qua sotto nella descrizione. Una volta che avremo scaricato tutti quanti e tre questi setup dovremo appunto andare a completarli. Per esempio, io adesso vado a completare il setup di Park Control, andiamo quindi ad avviarlo facendoci un doppio clic, clicchiamo su ok, accetto, avanti, installa. Ed una volta installato il programma si avvierà automaticamente. Adesso, ragazzi, cosa dovremo andare a fare all'interno di questo programmino? Molto ma molto semplicemente dovremo andare qui dove ci sarà questo menu a tendina in cui ci sarà scritto bilanciato. Dovremo andare ad aprire questo menu a tendina e dovremo andare a cliccare su Bitzoom Highest Performance. Clicchiamoci quindi sopra, clicchiamo poi su applica, clicchiamo poi su ok. Clicchiamo anche qua su ok per chiudere il programma e voilà, ragazzi, avremo completato anche questo passaggio e avremo settato il piano energetico più potente per il nostro computer, perché questo piano energetico vi spingerà al vostro computer le prestazioni del vostro PC veramente ad un altro livello. Andiamo poi col secondo setup che appunto vi consiglio di fare. Il setup in questione è Quick CPU, sarà un pacchetto .rar, dovete installarlo con WinRAR. Molto semplicemente ci ritroveremo all'interno queste due cartelle. Io nel mio caso scelgo quella a 64 perché è un sistema a 64 bit. Io nel mio caso vado ad aprire quella x64 e vado ad avviare il setup. Clicchiamo poi su next, clicchiamo su I accept next, next, install ed attendiamo che finisca il setup. L'ha già finito, è stato veramente velocissimo. Andiamo quindi a cliccare su launch quick CPU, finish ed attendiamo che il programma si avvii. Clicchiamo quindi su sì. Ed eccoci qua quindi, ragazzi, all'interno del nostro programmino. E cosa dovremo andare a fare all'interno di questo programmino che si chiama Quick CPU? Molto semplicemente, le vedete queste, diciamo, queste freccette che trovate qua in basso? Molto semplicemente noi dovremo andare a spostarle tutte quante su 100% per appunto spingere il nostro computer al 100% delle prestazioni. Andiamo quindi a cliccare poi su apply, clicchiamo su ok e chiudiamo Quick CPU. Dopodiché, ragazzi, dovremo andare a completare il download di CCleaner. Andiamo quindi ad aprire il setup, clicchiamo su sì. Attendiamo che appunto si apra il setup, clicchiamo su install, clicchiamo qua, se vi esce questa cosa, se vi esce, cliccate su decline, perché sennò vi installerà abbastanza virus e non ve li libererete mai più, quindi
Non installate Avast e cliccate su Decline. È il peggior antivirus gratuito della storia, Avast. È peggio di un virus perché non lo riesce a eliminare. Clicchiamo quindi poi su Run CCleaner ad attendiamo che CCleaner si apra. Una volta aperto, ragazzi, clicchiamo poi su Next, 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 Next. Clicchiamo su Get Started ed attendiamo che finisca di scansionarci il computer. Una volta che avrà finito, ragazzi, dovremo cliccare su questo bottone Make It Better ed attendiamo che anche qua finisca di scansionare il nostro PC. 2 hours later. Una volta che avrà finito, vi apparirà questa fantastica schermata con questa faccina sorridente. Dovremo poi successivamente andare nella sezione registri, clicchiamo su scan for issues ed attendiamo che finisca di scansionarci tutti quanti i vari errori del nostro registro di sistema. Una volta che avrà terminato, dovremo andare molto semplicemente a cliccare su fix selected issues, clicchiamo su no, clicchiamo su fix all, clicchiamo poi su close e potremo tranquillamente chiudere anche CCleaner ed avremo completato l'ottimizzazione del nostro fantastico computer. Bene ragazzi, siamo giunti alla conclusione di questo video, spero che vi sia piaciuto. Se così fosse, mi raccomando, vi invito come al solito a lasciare un bel pollicione in su, ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessun nuovo video, perché ogni settimana faccio video nuovi. Quindi mi raccomando, se ancora non siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi nessun nuovo video. E se siete già iscritti, mi raccomando, condividete il canale con tutti quanti i vostri amici per non fargli perdere nemmeno un video e per fargli ottimizzare anche a loro il loro fantastico computer. Detto questo, ragazzi, io non aggiungerei nient'altro e come al solito noi ci becchiamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi.